Ho letto tante critiche assolutamente insensate, a mio avviso, verso il mio Milan. Questo perché, ragazzi, calcolate che la preparazione che è stata fatta, secondo me, ma penso secondo molti altri, è stata fatta in previsione soprattutto del secondo e ultimo turno preliminare di Europa League. Non è stata fatta per questo turno, certo, comunque bisognava farsi trovare pronti, ma il carico di lavoro è abbastanza impegnativo. Poi ci sono giocatori che lo assorbono in una maniera e altri in un'altra. Ovviamente chi bene e chi male. Parliamo un po' della partita in sé. Gigi Donnarumma, dopo tutte le numerose critiche, delusioni da parte mia soprattutto, perché veramente per quello che ha fatto non è stato ben voluto, vi posso assicurare che però una parata ha fatto, una parata decisiva. Quindi lui non si può considerare. Parliamo un po' in linea generale, poi vado proprio nel dettaglio, non voglio far durare questo video tantissimo. Per quanto riguarda le scelte di Montella, molti hanno detto ma così ci andiamo a suicidare, così non è una grande squadra, qua, là, ok. Mettere subito gente come Conti, come André Silva e via dicendo, ragazzi, non ha senso, perché sono appena arrivati, cioè sono arrivati per ultimi nella tournée in Cina, figuratevi ora. Metterli già titolari nel preliminare di Europa League, nel primo turno, ragazzi, non ha senso, cioè non sanno ancora bene i movimenti, non sanno come comportarsi. È normale che Montella si fida dell'usato sicuro, tra virgolette, dato che io, per esempio, un Montolivo non lo metterei mai in nessun ambito. Però comunque sono giocatori che già sanno le idee di Montella, quindi lui si è fidato maggiormente di questi giocatori. Poi lui li vede in allenamento, sa come si muovono, sa come hanno appunto assorbito il carico di lavoro e quindi lui decide. Per quanto riguarda Ricardo Rodriguez, lo sappiamo, è un ottimo giocatore, validissimo anche nei calci di punizione, lo abbiamo visto, un po' fortuito, però ci sta. Poi avremo anche Calhanoglu, che è un ottimo giocatore anche da lì. Ragazzi, l'anno scorso non sapevamo a chi far tirare le punizioni, se non ogni tanto a Bonaventura o a Suso, che però non li vedo come tiratori validi rispetto a un Ricardo Rodriguez o un Calhanoglu. Le partite si sbloccano anche così, quindi ci è andata bene. Quando una partita è un po' chiusa, comunque i calci di punizione possono, i calci piazzati, comunque possono aiutarti. La coppia difensori centrali, Musacchio, Zapata, bene, ma non benissimo, come direbbe Shade. Io direi che Musacchio molto bene, si vede che si è già calato nella parte. E per quanto riguarda Zapata, così così. A destra Batem non mi è piaciuto granché. Però io valuto molto il prossimo impiego di Conti, che è il mio giocatore preferito in questa campagna acquisti, ragazzi, vi dico la verità perché Conti veramente mi fa impazzire, terzino veramente validissimo. Riccardo Rodriguez deve migliorare poco poco nella fase difensiva. Centrocampo che, ragazzi, che sì, è un mostro, cioè di fisico vince tutti i contrasti, veramente non lo butti mai a terra, buona visione di gioco, anche se lui non è proprio un mediano di impostazione, però ci siamo, ci siamo. L'unica cosa, a volte si addormenta poco poco, deve migliorare la concentrazione. Bonaventura non si discute, Montolivo da rivedere, veramente non mi piace. Il tridente, ragazzi, è un tridente abbastanza adattato secondo me, perché Borini alla fine lo abbiamo messo lì per fare la riserva. Cutrone non male, Niang io penso che lo venderemo, non so perché ma c'ho questo presentimento. Diciamo André Silva quando è entrato non è entrato malissimo, ragazzi ha preso due o tre falli che non gli hanno fischiato, non so per quale motivo, un fallo assurdo sulla gamba, però vabbè è entrato abbastanza bene. Poi per quanto riguarda, ragazzi, in linea generale molti dicono vabbè ma dovevamo giocare comunque col 3-5-2 qua là, ragazzi. L'impiego, anzi o meglio l'acquisto di Bonucci è stato fatto in previsione che sì, si può giocare a 3, ma per il momento si giocherà a 2 in difesa, perché è logico che Romagnoli è infortunato e probabilmente si opera al menisco, quindi ci vogliono dei tempi di recupero non lunghissimi, ma ci vuole un po' di recupero. È stato fatto comunque il mercato, secondo me, in previsione anche delle tante competizioni, ma soprattutto dell'avere un'alternativa in più. Se tu giochi a 2 e c'hai comunque fuori uno come Romagnoli o come anche lo stesso Zapata, c'è un'occasione in più per poi rimediare nel caso si infortuna qualcuno e squalificato qualcuno e via dicendo. Quindi non andiamo subito in questi moduli. Ora ragazzi sono a circa 5 minuti di video, non voglio farlo durare tantissimo come vi ho detto. Ragazzi io le critiche che ho visto non le accetto
più di tanto per questi motivi che vi ho dato. Mano a mano si troverà la quadratura giusta. Aspettiamo anche questo attaccante che probabilmente arriverà. Secondo me alla fine arriva solo Kalinic, però vediamo un po'. Pazienza per i nuovi acquisti. Sono contento perché veramente si sono venduti tantissimi biglietti già per la gara del secondo turno preliminare, del primo turno preliminare col Craiova in casa. Quindi alla grande, noi aspettiamo l'ultimo turno preliminare, che è quello più importante, ragazzi. Quindi, detto questo, un saluto a tutti dal vostro Ricky e sempre Forza Milan.